pregati. Grazie, buongiorno. Quest'estate? Sì. Bene. Là c'era una voce discordante. Bene. Grazie a te. A caldo. È normale che faccia caldo. Grazie. Sì, sì. Per lamentarsi quando c'è luce questo giorno. Va bene. Oggi il predicatore di turno sarà il più presente Umberto. Sentiremo che cosa da dirci da parte di Dio. Prima la signora Augusta, che nel senso anche della posizione scenica dalla prestanza, no, prestanza, come? Mi ha parlato di leggere. Mi dai il microfono, Simo? Un attimo solo. Un attimo solo. Eccolo qua. Bene. Per chi di voi non lo sapesse, Augusta era responsabile dei pensierini, diciamo, che leggiamo giù nella bacheca della chiesa. È un lavoro che fa in un modo molto 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 eccellente e da X anni non se lo ricorda neanche. E questo è uno di quei pensierini con cui iniziamo il culto oggi. Voglio condividere con voi una storia, non so se sia realmente accaduta o se sia inventata, ma è comunque molto bella e molto attuale. Un uomo anziano di 73 anni si ammala di coronavirus e viene portato in ospedale. Qui è curato anche con l'utilizzo per un giorno di un respiratore. L'uomo guarisce e al momento delle dimissioni il medico gli comunica che l'uso del respiratore ha un costo che deve essere pagato. Sentito questo, l'uomo, dopo un momento di riflessione, si mette a piangere. Il medico lo rassicura dicendo che la cifra richiesta si potrà trovare in qualche modo e che non è il caso di disperarsi. L'uomo, tra una lacrima e l'altra, dice qualcosa che fa piangere il medico. Infatti dice: non sto piangendo per i soldi che devo pagare, perché sono in grado di affrontare questa spesa. La ragione è un'altra. Sono 73 anni che respiro l'aria di Dio e non ho mai pagato niente. Ora, per aver usato per un giorno l'ossigeno tramite un respiratore, devo pagare. Vi rendete conto di che debito ho con Dio? E non l'ho neppure mai ringraziato. L'aria che respiriamo è gratuita, è un dono di Dio, ma solo in circostanze particolari ce ne rendiamo conto. Quando si cambia modo di vedere le cose che guardiamo cambiano. Dovremmo essere più consapevoli e più grati dei doni che Dio ci dà, senza dare tutto per scontato e dovuto. Ringraziamo Dio per il suo amore e per quanto ci dona continuamente, anche se noi non ne siamo veri. Ringraziamo Dio soprattutto per averci donato suo figlio Gesù, che con il suo sacrificio sulla croce ci ha riconciliati con lui e ci ha permesso di poter vivere l'eternità tra le sue braccia. Amen. Bellissimo. Thank you.
Signore, grazie per l'aria che respiriamo. Quando ci sono bisogni densi di umidità, Signore, e che manca proprio quella brezza fresca che ti fa respirare, Signore, noi ti invochiamo, Signore, mandaci un po' di fresco. E io lo dico solamente in questi periodi, perché purtroppo il mio sistema respiratorio, il mio apparato respiratorio, comincia a funzionare male. Allora, Signore, grazie per l'aria che respiriamo, davvero, con tutto il cuore, per quella che abbiamo respirato negli anni addietro, da quando siamo nati, Signore, che neppure sapevamo di dover ringraziare qualcuno. Adesso che lo sappiamo, Signore, e lo sappiamo, Signore, questo, ti ringraziamo davvero con tutto il cuore, che non ti hai fatto mai pagare l'aria che respiriamo. Signore, veramente, dal profondo del cuore, grazie per questo ossigeno che ci distribuisci nell'aria e che ci fa stare bene, che è la bilancia della nostra salute, Signore. Grazie infinite. Amen. Amen. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo per l'alto privilegio che ci hai dato questa mattina di accoglierci davanti al tuo grande trono. Grazie Signore, noi sappiamo davvero come ringraziarti per i grandi privilegi che ci hai dato. Signore, quello di averci fatto tuoi figli, nonostante la nostra indegnità. Quello di averci fatto eredi del tuo regno e coeredi di Cristo, che cosa vorremmo di più? Niente di più, Signore, niente di più. Ma vogliamo stare ai tuoi piedi, Signore, per ringraziarti mattina e sera e mattina, sempre, perché non avremmo mai potuto avere i grandi privilegi spirituali che tu ci hai dato e dei quali non eravamo in alcun modo degni. Grazie, Signore, cosa dire? Ti ringraziamo, Signore, per l'amore che ci hai dato, che ci hai dato, e che noi non sappiamo ringraziare, non sappiamo darti, Signore, come dovremmo, ma facci, Signore, capaci di questo, capaci di adorarti, di ringraziarti, di venire i tuoi piedi e soprattutto di ubbidire alla tua parola, quella grande parola di cui abbiamo cantato ora prima. Parola che mai verrà perché la tua parola è verità. Ti ringraziamo e ti benediciamo in quel santo nome e risponde al nome di Gesù, il Cristo, il tuo figlio. Amen. Amen. Spesso capita che abbiamo bisogno di caricare le batterie. Spesso capita perché il mondo che ci circonda tante volte ci ingloba, riesce a sopraffarci e spesso ci viene da seguire la scia che poi magari non è quella che è la nostra scia, che è quella di Dio. E quindi vogliamo stamattina cantare al Signore e chiedere di aprire i nostri occhi, di aprire il nostro cuore per farci rivedere quello che già abbiamo visto, ma che ogni tanto magari si offusca perché siamo presi da tante cose. Signore, facci aprire gli occhi, aprire il cuore, facci vedere chi tu sei, chi sei stato per la nostra vita, chi continui ad essere e chi puoi essere ancora di più.
Decidere
decidere da che parte guardare. Perché cose che richiamano la mia attenzione ce ne sono tante. E di solito sono quelle più brutte che richiamano la mia attenzione. Sono i fastidi, sono le rotture di scatole, sono le cose di cui non sono contento. E ci sono, non può dire che non ci sia, non ci sono. Ma la scelta è anche decidere dove guardare. E mentre pensavo a questo, dopo la voglio fare lunga, ma pensavo, è un'esperienza spirituale, ma è anche un'esperienza di tutti i giorni. Perché se tu vuoi bene a qualcuno, decidi di guardare, lo sai benissimo che ci sono delle cose in questo qualcuno che non vanno bene, nel tuo lavoro c'è qualcosa che non va, ma guardi allo stipendio, nella tua famiglia c'è qualcosa che non va, ma guardi al valore della famiglia. Cioè, decidere dove guardare. Anche da una sfida con Dio, bisogna decidere, non possiamo pensare di vedere solo le cose belle, le cose piacevoli, non è vero, ci sono anche le altre. Ecco. Ma decidiamo di guardare verso Dio e verso la speranza, verso l'assenza di paura, di ansia di cui ci parlerà tra poco Umberto. Non perché siamo dei pazzi e non capiamo l'ansia o la paura, accidenti se la capiamo, ma perché decidiamo di guardare verso Dio. È verso di te che guarda. Puoi prepararti pure per cominciare a scendere. Chiede di fare questo. Però vi confesso che
adesso ho ancora un po' di paura di poter rientrare in un clima del genere, e allo stesso modo durante il periodo in cui sono chiuso in casa ho avuto paura di poter perdere il lavoro, ho avuto paura per la mia salute, per quella dei miei familiari. Mio fratello stava dall'altra parte del mondo, letteralmente, quindi non sono stati momenti semplici, però il Signore ha messo la mano su di noi e va tutto bene. Quindi, come avevo già anticipato, oggi parleremo della paura. Che cos'è la paura? Cominciamo a partire da lontano per definire questo concetto. La paura può essere definita come un sentimento di angoscia causato dalla presenza o dal pensiero di un pericolo reale o immaginario. Quindi è normale avere paura, è normale di fronte a delle scelte importanti avere paura di sbagliare, di prendere la scelta sbagliata, come quando ci si trova sull'orlo di un baratro, che può essere reale o figurato, si può avere paura di cadere di sotto. È un sentimento giusto per noi che siamo umani, come la paura del domani, chi lo sa cosa succederà domani. Ci sono tantissime buone ragioni, potrei stare qui a passare il tempo a disposizione e elencare quali sono le ragioni giuste per avere paura, però questa mattina voglio provare a dimostrarvi attraverso tre domande che ho fatto principalmente prima di tutto a me stesso e poi ho provato a dare una risposta, che se è vero che non vale avere paura, è altrettanto vero che se noi siamo consapevoli che Dio è con noi, non abbiamo nulla di cui temere, mai. Quindi, cominciamo con la prima domanda, che però è una fregatura perché la faccio io a voi. Cosa succede quando abbiamo paura? Cosa succede? Non vi chiedo il motivo per cui abbiamo paura, ma come vi sentite quando avete paura? Deboli, soprattutto. Deboli? Angoscia. Angoscia? Timorosi. 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 Rigidi. Ansiosi. Ansiosi. Non vedi altro. Non si vede altro, si rimane concentrati su quella cosa che ci fa paura. Non ragioni. Non ragioniamo. Nervosi. Scoraggiati. Nervosi, scoraggiati. Tremanti. Tremanti. Sono tutte definizioni giuste e sono sentimenti che è giusto provare. Oltre a questo io aggiungerei, come detto, paralizzati, quindi irrigiditi, paralizzati, non ci sentiamo tanto bene, crescono i dubbi. Ma la vera cosa che succede quando abbiamo paura è che noi stiamo interferendo col piano di Dio per noi. Perché quando noi abbiamo paura, rischiamo di non prendere la scelta giusta. E questo non è quello che Dio vuole per noi. Quindi la paura è un'arma che Satana usa per ostacolare e opprimere la vita cristiana di tutti noi. La Bibbia, però, in 2 Timoteo, al capitolo 1, versetto 7, dice che grazie a Dio, proprio tramite Dio, noi riceviamo uno spirito di potenza, amore e autocontrollo, non di timidezza, che la timidezza dietro di sé nasconde la paura. Quindi, l'amore perfetto di Dio, che riesce a trasmettere tramite noi, scaccia via la paura in qualunque forma essa si presenti. E in 1 Giovanni 4,18 dice: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quindi questa è la prima domanda. Cosa succede quando abbiamo paura? Purtroppo interferiamo col piano di Dio, perché l'amore che riceviamo da Lui, che è perfetto, che scaccia via la paura, ogni tanto noi gli andiamo sopra e non ascoltiamo. Passiamo alla seconda domanda. Cosa succede quando ci facciamo vincere dalla paura? E anche, possiamo permetterci di farci vincere dalla paura, che è ancora più sottile? Sicuramente tutti voi sapete, conoscete il detto quanto l'ira sia cattiva consigliera. E
quando ho pensato alla risposta di questa domanda, mi sono chiesto, ma posso dire con certezza che anche la paura non sia cattiva consigliera? La risposta è stata no, non posso dirlo con certezza. E per rispondere a questa domanda mi è tornato alla mente lo scorso inverno una lezione che ho fatto con i GEM, la classe dei più piccoli. Abbiamo parlato dei talenti, della parabola dei talenti, che è una parabola molto molto conosciuta, che si trova in Matteo 25, versetti da 14 a 30. E per non dilungare, perché il tempo è abbastanza stringente, non la leggo, però sono sicuro che molti di voi la conoscono. Se qualcuno la conosce, faccio un breve riassunto. Allora, Gesù racconta questa parabola, che era un metodo molto utilizzato da Gesù per spiegare dei concetti molto difficili, che lui, grazie a queste storie, riusciva a rendere semplici e comprensibili per tutti. Gesù racconta di questo signore, questo padrone, che doveva affrontare un viaggio difficile e quindi lungo, e prima di partire chiama tre servi a sé e a questi servi affida del denaro, che appunto erano i talenti, in maniera diversa, in misura diversa per ciascun servo, in modo tale che questi servi li amministrassero nel periodo in cui il padrone era in viaggio. Allora, dopo averli consegnati, prende parte e fa il suo viaggio. Al ritorno fa chiamare a sé i servi una volta, e mentre i primi due servi si erano impegnati e avevano fatto fruttare il denaro che il loro padrone aveva affidato a loro, il terzo servo dice al suo padrone, una volta convocato: ho avuto paura e allora sono andato in un campo, ho seppellito il tuo talento e l'ho conservato per te. Il padrone, quando ha sentito la sua risposta, si è arrabbiato tantissimo, gli ha gridato: servo fannullone, e l'ha cacciato da casa. La scelta di questo servo è stata diretta conseguenza della paura che ha provato, e questo ci fa vedere che la paura non ci fa fare la scelta giusta, che quando, come ho detto inizio, quando abbiamo paura siamo concentrati solo sul fatto di avere paura e non ascoltiamo tutto ciò che ci sta intorno. Non ascoltiamo la voce di Dio che ci dice: guarda che devi fare così, se hai paura fai così, segui me, non preoccuparti del resto. E invece noi no, noi guardiamo sull'obiettivo, abbiamo paura e nulla ci può distogliere. Quindi, se vogliamo riassumere, torniamo a rispondere alla domanda: possiamo permetterci di farci vincere la paura? No, assolutamente no. Dobbiamo ascoltare quello che il Signore ci dice e non ascoltare la voce della paura che viene dentro di noi. Terza domanda: qual è la mia paura più grande? Posso permettermi di avere paura del domani? Cosa succede quando ho paura del domani? Ho pensato alle varie paure che ho provato e una delle principali è la paura del domani. Sicuramente molti di voi potrebbero provare la stessa cosa, perché nessuno di noi sa realmente cosa succede domani. Noi possiamo programmare, possiamo creare degli impegni, possiamo dare la nostra parola per fare qualcosa per qualcun altro, ma la realtà è che non lo sappiamo. Noi non abbiamo la certezza che domani lo faremo. Certo, è sempre andata bene, siamo sempre svegliati, siamo sempre andati a fare gli impegni che ci avevamo presi, ma non abbiamo la certezza. E questo concetto di ignoto, non sappiamo cosa succederà domani, non possiamo avere la certezza, e unito all'insicurezza, quindi qualcosa che non possiamo dire con certezza lo faremo, ci spaventa. È normale. Solo Dio è a conoscenza di cosa succederà domani, dopodomani, fra mille anni. Solo Lui lo sa. Noi possiamo vivere, possiamo fare delle scelte, ma solo Lui è in grado di sapere con certezza cosa succederà. Per cercare di andare un po' più nel pratico, quando pensiamo al domani, il domani cosa può essere? Può essere non avere più lavoro? Può essere... potrei non essere in grado di sopperire a un'emergenza che succede? Magari, mi si rompe la macchina e non ho i soldi per ripararla. Potrei avere paura di avere problemi di salute. Chi lo sa, un domani
potrebbe succedere domani, oggi sto bene, domani potrei stare male, questo posso avere paura. Ma c'è una buona risposta, c'è una buona notizia. Dio è con noi, Gesù è accanto a noi. E voglio provare a farvi un esempio per spiegarvi il fatto che Gesù è vicino a noi in questi momenti. Immaginate di aver preso la patente da poco, quindi siamo abbastanza inesperti, non siamo tanto capaci a gestire la macchina, e ci troviamo in una strada buia, senza luci, senza illuminazione, senza niente. Normale avere paura, non vedo la strada, se fa una curva, va qui sotto. Allora ci ricordiamo che la macchina ha le luci. Allora schiacciamo il tasto e le luci si accendono e vediamo la strada. Non vediamo tutta la strada, però vediamo meglio. Allo stesso modo Gesù è la nostra luce nel buio della paura. Gesù è quella luce che non cancella le difficoltà, perché la vita di cristiano è molto difficile. E noi siamo privilegiati perché la nostra vita di cristiano è molto più semplice dei cristiani in altri paesi. Però Gesù, siamo sicuri che non ci abbandona e che ci fa vedere la strada giusta. Sta a noi scegliere di seguirlo o meno. E quindi, per avviarmi più o meno alla conclusione di questa domanda, il domani ci rende ansiosi. Ma in Matteo 6,31 è scritto: non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Amen. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non preoccupiamoci del domani. Già oggi è già difficile preoccuparsi dell'oggi. Il domani si preoccupa di se stesso. Quindi, riassumendo, abbiamo visto che quando abbiamo paura ci irrigidiamo, ma in realtà stiamo interferendo col piano di Dio. Abbiamo visto che non possiamo farci vincere dalla paura e che per non farci vincere dalla paura basta ascoltare quello che il Signore ci dice. E in ultimo, non dobbiamo avere paura del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Noi dobbiamo solamente affidarci a Dio. E questa è la risposta al perché non dobbiamo avere paura. Perché Dio è con noi, Dio ci segue e non ci abbandona. E in Deuteronomio 31, versetto 6, dice: siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Quindi prima di cantare l'inno 254, vorrei chiedervi: se Dio è con noi, chi è contro di noi? Che paura possiamo avere? Se noi siamo consapevoli di essere con Lui, cosa ci può spaventare? Thank you.
se no. Ecco, siamo arrivati al momento della Santa Cena, in cui prendiamo il pane e il vino che ci ricordano il sacrificio di Cristo per me sulla croce, e anche voi a casa a questo punto dovreste essere preparati con il vostro pane e il vostro pezzettino di vino che adesso Francesca, Salvatore e Gianni ci distribuiscono, così possiamo cominciare a prenderlo insieme. Adesso Salvatore e Gianni al quadrato, perché sono due Gianni. Intanto in questi piccoli minuti di sosta, poi ci avviamo verso la conclusione, magari concluderemo cantando ancora un canto e poi andremo in questa nostra formula di culto light, diciamo, finché ci stiamo un po' adattando, così stiamo un po' guardando dove stiamo andando, per cui Facebook è anche un pochino più corto del normale. Vediamo un po' dove stiamo andando. Un paio di annunci: durante il mese di agosto lo studio settimanale al mercoledì è sospeso perché è difficile programmarlo ed organizzarlo, non è sospeso il culto della domenica, per cui tutte le domeniche, sia in presenza che per Facebook, alle 10 abbiamo il piacere e la possibilità, grazie mille, di vederci insieme per lodare e ringraziare Gesù per chi è per noi. La preghiera del lunedì, grazie ce l'ho, la preghiera tipica del lunedì e mercoledì, anche nel mese di agosto, è giovedì, grazie, è temporaneamente sospesa, grazie mille, ma la chat rimane aperta, giusto Samuela? La chat rimane aperta per chi avesse voglia di chiacchierare, chi avesse qualche argomento di preghiera da chiedere, su cui confrontarsi, eccetera, eccetera, per tutto agosto. Comunque, Samuela monitora la chat e poi a settembre ne riparleremo. Penso che dovremmo essere tutti a posto, eccolo qua, ok? Pezzettino di pane che ci ricorda il sacrificio del corpo di Cristo per noi. E sorsetto di vino per ricordarci che Cristo ha versato il suo sangue per noi. Questo è un altro appello.
sapete, sia da remoto che da presente, chi desidera partecipare ai costi, diciamo, che questa struttura comporta, lo può fare sia dalle cassette che da casa, eccetera, eccetera. E credo che non resti altro che presalutarvi, goderci insieme l'ultimo canto, poi nel rispetto del distanziamento sociale potremo ancora dirci che ci vogliamo bene e augurarci un'ottima giornata. Andiamo insieme a questo canto, dice il Signore libera i prigionieri. Lui è colui che vive e essendo vivente si mostra a noi, mostra la sua potenza, quindi non crediamo a una cosa così campata in aria, Gesù è solo prima spirito di potenza, perché crediamo che Cristo è risorto, quindi Cristo vive nella nostra vita, è reale e sappiamo che è libera dalla paura. Quindi vogliamo dichiararlo sulle nostre vite, sulle vite di coloro che in questo momento hanno paura e sono presi da questa morsa che li rende prigionieri, e vogliamo veramente dichiarare la libertà di Cristo, e lo mandiamo veramente con tutto il nostro cuore. Amen.